30.000 euro di multa, seconda ammonizione allo stadio San Francesco, che fortunatamente non ha portato all'espulsione e conseguente squalifica. Ma la Nocerina rischia forte nel caso di nuovi episodi poco edificanti nei confronti di altre tifoserie o nel caso di intemperanze varie. Insomma, fate i bravi se potete, ne va della speranza salvezza dei Molossi, che con i recenti risultati sono tornati in corsa per la permanenza in cadetteria. Non sono stati invece adottati provvedimenti nei confronti del poco sportivo gesto di Mandorlini, reo di non aver accettato la simpatica maglietta di Giovannino, mentre un turno di squalifica è andato a Bordin, secondo del tecnico veronese. Intanto è stato identificato il tifoso del Verona che aveva lanciato un razzo nei confronti dei sostenitori del Vicenza in occasione del derby veneto del 17 marzo scorso. Cose di campo adesso. Auteri ritrova Di Maio, mentre non avrà sicuramente a disposizione Pagano e Giuliatto, a meno di recuperi clamorosi. Barusso dovrebbe essere pronto, ma il Mingazzini, visto al fianco di Bruno, è sempre più in crescita. Difficile che il tecnico siciliano cambi uomini. In avanti la gara con la Sampdoria potrebbe essere però quella adatta ai contropiedisti. Un pensierino a Farias al posto di Catania forse è lecito aspettarselo. Scendiamo in seconda divisione e in casa paganese è il momento di fare un po' qualche calcolo. Gli azzurro stellati hanno 54 punti, uno in meno del Chieti e uno in più del Gavorrano. Ma domenica la squadra di Palumbo riposa e i toscani saranno impegnati ad Aprilia contro i laziali all'ultima vera chance per rientrare nel giro playoff. Il Chieti va a Fano contro la formazione allenata da Zeman Junior. La speranza è che sia Gavorrano che Chieti perdano, ma poi la Paganese dovrà ricominciare a correre da mercoledì prossimo, turno prepasquale, quando al Torre arriverà il Campobasso. Nelle ultime 5 sfide del torneo, infatti, escluso il match casalingo col Catanzaro, per la Paganese saranno molte gare abbordabili. Chiudiamo con la Serie D e con la clamorosa decisione di bloccare gli allenamenti da parte del tecnico del Real Nocera Gaetano Montalbano. Il sindaco allenatore ha dichiarato che non ci sono più le condizioni per andare avanti, con la possibilità che domenica contro la capolista Martina la squadra non scenda in campo, facendo però un favore all'avversaria diretta alla promozione della Sarnese. Mi dispiace, però sotto questo aspetto non posso che dire a questi ragazzini che ho visto piangere oggi che certe risposte non le meritano proprio e quindi... Ma sabato si gioverà. Ma io credo di dire, oggi sicuramente i ragazzi non si sono allenati, io sono allenatore, io alleno una squadra che sia motivata, una squadra che abbia voglia di giocare, se le motivazioni che potete chiedere ai calciatori, non so se hanno idea, se sono quelle le motivazioni, non posso fare altro che condividere questo tipo di comportamento, anzi dico, hanno ragione, perché nella vita esiste la dignità. Ma il disprezzo non lo si fa mai verso nessuno, perché disprezzare le persone significa offenderne dentro, nell'anima, e ognuno di noi non si può permettere di offendere nemmeno l'ultima delle persone o addirittura chi non si conosce.